Finalmente quel giorno è arrivato, stasera in live, dopo il torneo delle ore 23, su Twitch trovate lo spacchettamento da 2 milioni di punti torneo. Tanti pronostici, tante chiacchiere, tante risate, speriamo di divertirci, un bacione e forza Benevento. Guardatevi il video, vi aspetto stasera, numerosissimi in live. Ragazzuli, a grandissima richiesta, macchine random sono tornate, che bello! Andiamo direttamente a vedere che macchina ci uscirà oggi. L'ultima volta ci andrà molto bene, sono sincero, la Remix GXT, randomino... La Proteus. Se non erro, è già uscito uno dei primi video, non mi ricordo, può essere, perché me la ricordo, non ho idea, dove metto il controller così non piangete più. E niente, mi vado a riscaldare e ci sono direttamente in partita. Già trovato la partita, 1v1, che no, questo è forte, Kirikou. Ragazzi, ci tenevo a dirvi una cosa importantissima. In realtà non è per niente importante, però voglio che lo sappiate. Sto facendo un troll di beach volley a Cervinara, un paesino vicino a Benevento, e sto mettendo le storie su Instagram. Oggi dovrebbe essere martedì quando vedete il video. Stasera devo giocare, porca troia. Ho i quarti di finale, le semifinali del torneo di beach volley. Troverete tutto nelle storie Instagram stanotte. Quindi sì, la notte e dello spacchettamento praticamente. Perché ogni partita di beach volley la registro, taglio gli highlights, faccio gli highlights. Trovate infatti la storia evidenza su Instagram con tutte quante le partite di beach volley che ho fatto quest'estate. Carino carino, con le storie evidenza dello sport mi è venuta una bella idea. Così potete guardare quanto siamo forti anche nella vita reale, non solo su Rocket. No, purtroppo siamo più forti su Rocket, però va bene lo stesso, ci accontentiamo. Mo' pensiamo alla partita. Vi dico la verità. Sapete perché mandare di colo la Proteus? Perché ho cambiato main. Ho detto, oddio, la Pontiac. Ragazzi, sì. La Pontiac purtroppo l'abbiamo un pochettino mandata a cagare. Perché mi sto iniziando a trovare maluccio. Mi sentivo troppo lento, troppo macchinoso. E ho detto, ma sai che quasi quasi riprovo una vecchia fiamma. Riprovo la Gizmo. Ma adoro, ragazzi, la Gizmo è una bestia. Cioè non mi sono mai trovato così tanto bene con la macchina come con la Gizmo. C'ho un feeling assurdo. E la Gizmo è hitbox ottiene anche la Proteus. Quindi praticamente credo che ora mi troverò benissimo con questa macchina. Perché poi l'X l'ho premuta. Vabbè, credo. Usando il pad giusto? Sì, ok, vabbè, sono impazzito. Comunque mi troverò benissimo perché con questa qui hitbox ottiene. Boh, ragazzi, porca puttana, sono una sega, non lo so. Chiamo la colpa al pad, non lo so, boh, è nuovo, impazzisco, non so mirare. Comunque no, mi trovo bene, quindi godo. Sì, cosa pre-jump, coglionazzo, che fesso, ragazzi. Questo posso dire è un po' un birillone. Però sono contento finalmente di giocare 1v1 perché da un sacco che non me le porto su YouTube. Vi ho scassato il cazzo che torni 3v3, lo so, però che facevo? Non portavo su YouTube i contenuti con Kaidop e il mitico Snooze, che devo fare? 3-0. Ci facciamo un grande chicco fino. Dove la buttiamo? Alla mia destra. Poi mi fa piacere comunque che quando vi faccio delle domande, vi commentate chiedendo la vostra opinione, effettivamente rispondete, è stato bellissimo. Mi fa molto piacere che siate partecipi quando vi faccio le domande. Raga, scusate, ma questo mi sembra veramente una sega. Ma che cazzo, eppure lo conosco, che il video è fortissimo. Non mi sono manco scaldato più di tanto, vabbè. Fake flick. Madonna, che fake flick, uscito male. Ce l'ho col mio squishy save, anticipiamo tutti. Sembra di stare smuffando, invece no. Ok. Devo fare un piccolo flick appena questo si avvicina. Fake, aspettiamo. Ma, questo è stato bellissimo, boys. Mamma mia, con la Proteus stiamo letteralmente piccando, 4-0. Ci facciamo un grande kick-off lento a destra. Vabbè, ragazzi. Oh, in ranked, non gioco in live. In 1v1 le perdo tutte. Partite della Madonna. Vado a registrare un video che cazzo. 5-0. Mannaggia la puttana. Che poi è veramente la prima partita. Perché magari qualcuno può dire: no, non è. Hai imbrogliato. Vi faccio vedere la prima partita. Perché col costo di MMR lo posso attivare tranquillamente. E si attiva l'apertura del gioco. Si attiva. Fakeone. Bampo. Mangula Manto. Ancora 100 di busta. Bravo Kirikou, posso fare un grande anticipo. Vabbè raga, vabbè. Non ho parole, se questa è SSL mi metto veramente a piangere. Cioè guardate che la prima partita, perché mo c'è scritto 0-0-0. Cioè dovrei averlo resettato per farlo, sì, però. Prego, cioè, credetemi sulla parola, non l'ho resettato. Ci facciamo un grande kickoff. Allora, alla mia destra. Vediamo se posso anticipare, sì. Ce l'ho. Guardate qua, air tribolino con tanto di resettone. Pim! Niente. Vado dietro, mi faccio i fatti miei. No, no, non mi dica gol. Non me lo dire che impazzisco. Quello che è laggata. Ho fatto una bella giocatina a culo. È stato molto simpatico. Guarda come si fa, guarda. Bam. Plan B. Mannaggia, ho provato, peccato, 6-1. Non so per cui sono stia forfettando, sinceramente. Vorrei andare direttamente al prossimo game. Vedo registrare due video nella stessa giornata. Mi sono rotto il cazzo di questa partita di merda. E là. Preflippino.
In realtà ho una domanda per voi, boys, una domanda per voi molto interessante. Ma a voi piacerebbe di più, quindi vorrei che commentaste dicendomi cosa preferite, perché a me piace molto commentare la partita, sì, per carità, però potrei anche raccontare qualcosa. Ad esempio, questo ne stavo pensando, ma se in un video macchine random, invece di dire chicco fino alla mia destra, flicchettino, gol, invece di dire questo potrei spiegarvi come è nata la mia passione per Rocket League, come ho iniziato a giocare a Rocket League, il gioco precedente. Ma questo è scemo. Comunque, potrei raccontare qualcosa, tipo come sta a giocare a Rocket League, un sacco di cose, magari potete chiedere stesso voi. Qualsiasi cosa, se potrebbe essere carino, una serie di storielle mentre gioco, bellissimo. Andiamo di sì. Quindi fatemi sapere, chi cazzo è questo che mi invita, ma perché non vai a fanculo? Allora, ci facciamo un grande grande kickoff, non mi fate sapere che sono... In realtà mi piace chiacchierare, non del gioco. I want uno più... No, bello, non... Sorry, no. Perché mi devo scassare il cazzo per mettere su upstream? 10-0, abbandona, per favore. Poi in realtà si scrive, no, sorry, però l'ho detta alla italiana. Sinistra. Sinceramente non è la prima volta in tutta la mia vita che vinco 10-0 contro un SSL. 11, ve lo giuro. Non mi era mai successo in tutta la mia vita, te lo giuro. E meno male che l'ho beccato, così possono credere tutti. Boh. Ci facciamo un grande, grande kickoffino a destra. Asta fa la madonna. Vediamo che macchina ci esce, mo, dai. Lo faccio diretto. Oh, che laggata, eh. Oh, la X-Devil MK2. Non so che Xbox sia, penso ibrida, ma già trovato la partita, quindi non posso skippare. Benissimo. In questo momento vorrei piangere, ragazzi. Sono sincero con voi. Non ci voglio giocare contro questo un'altra volta, perché è stata una partita veramente del cazzo. Vabbè, facciamoci un piccolo air dribolino con tanto di fake sotto e poi l'alzo. Vabbè, ma è troppo scontato. Questa qui funziona contro il C3. Che... Questa qua, ragazzi, pare sta giocare, la consiglio di imparare. Vi consiglio di impararla, perché veramente voi fate finta di non avere boost e mentre quello sta pregiampando voi saltate. Basta, Kiriku! Madonna mia! Ma sta scozza proprio la gente. T'ho detto di no, non mi rompi i coglioni. Mamma mia, annaccia la puttana. Fake! Sorry, I'm recording for YouTube. Perché mi devi scassare il cazzo? Mo se mi dice quando finisci ti prendo schiaffi. Mamma mia. Facciamoci un piccolo fakeone. Non c'è andato. No, ragazzi, come fa SSL questo? 30 secondi per fare 3 gol. Mi sto pure giocando 5, cioè non so che c'è. Quanto pensando a come sto giocando, cioè sto andando ad inerzia. Oh, ragazzi, completamente senza parole. Porca puttana. Il ritorno delle 1v1, non dei migliori. Ah, ma è skillato. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Io sono completamente senza parole, ve lo giuro. Spero anche voi siate senza parole, perché... Non so fare niente. Né per terra, né per aria. Tu dici, scazzo per terra, almeno è forte in aria. No. Vai, speriamo che questo qua la prenda. Ok. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ci facciamo un piccolo fake challenge qui. Non mi conviene pushare. Ora sì. Bim. Ho 12 di boost, penso di avercela easy. Cerco di fare solo un flick molto molto alto, almeno provo. Flicchetti! No. Qui ragazzi mi ho preso completamente nel culo. 4-0. Posso dire che mi sento fortissimo, anche se è lui che è scarso, però mi sento forte, che sto facendo un SSL di tanto. Mamma mia, che differenza, ve lo giuro. Ma sinceramente io ho la mia teoria del counter, ma non credo che questo sia counter, cioè non credo di essere suo counter, questo fa schifo e basta. Vabbè, ci facciamo un grande grande kickoffino alla mia destra. Il titolo sarà distruggo un SSL, apro in due. Questo qua me la prende. Come cazzo fa ad andare sulla palla? Oh, l'ha presa la palla, porco due. Anticipo, va. Andiamo a prendere il boost a 100. Posso andare io? Sì. Adesso vai via. Mamma che stealing ti faccio. Ma sì, tanto è fake sotto. Mamma mia! Questo è un bel golettino, dai, per favore, forfetta, riscongiuro. GG, sia lodato il signore. E vabbè, corro a registrare un altro video. Spero vi sia piaciuto questo video vergognoso. Un bacione e forza prendere con la bandiera dell'Albania. Dai. No, 3-2 per loro, vaffanculo.